Amici di Archeomount, bentornati. Siamo nell'alveo del fiume Rio Pinturas, che in questa stagione dell'anno è secco. Come potete vedere alle mie spalle c'è l'ingresso della famosa cueva dell'Asmano, dove sono state ritrovate le mani dipinte. E la cueva si trova a un'altitudine rispetto all'alveo del fiume di circa 88 metri. Le rocce sovrastanti raggiungono un'altezza di circa 200 metri. Secondo gli archeologi, vivevano in questa zona gruppi di 25-30 persone, i cacciatori-raccoglitori che seguivano i gruppi di guanaci che si spostavano lungo il fiume. In questa zona venirono a fare studi, passarono numerosi studiosi, naturalisti anche, tra cui George Master alla fine del 1800 e poi gli italiani Clementi Onelli ai primi del 500 e Alberto De Agostini verso il 1950.